Allora, a me è piaciuta molto, vabbè, l'organizzazione dell'azienda, un'azienda molto pulita, molto organizzata, molto professionale. E poi mi ha colpito soprattutto il prodotto in sé, cioè la realizzazione di quel tipo di prodotto, perché essendo, cioè, non avendo mai sentito parlare di questa azienda, né sono andata a documentarmi, quindi mi aspettavo un'azienda che produceva, non lo so, olio, un prodotto tipico che troviamo qui in Puglia. E invece mi sono rimasta molto stupita dal fatto che si produce gli infusi, le tisane, quindi il prodotto in sé mi ha colpito molto, È la stata una produzione. Una scoperta, scoperta sì, mi per te? aspettavo qualcos'altro, pensavo prodotti alimentari, pomodori, verdure, quello che è tipico qui. Il tipo, questi prodotti che fanno in questa azienda per te è Sì, stata una scoperta, non ti non aspettavi me questo. l'aspettavo. Ok. Conosco i prodotti della Specchia Sol, quindi scoperte non ce ne sono state. L'unica cosa che mi è rimasta è la macchina della pappa reale, sì, della Propoli, che tolgono la cera, riescono a togliere la cera. Distillare, Questo te è quello cos'era? che ti ha impattato più, ti è interessato più Perché naturalmente a me interessa, cioè ne faccio uso di una pappa questione reale. personale, Sì, beh, sì. è un prodotto che tu sei Sì, consumatore? magari adesso sarei più portata a comprare pappa reale di Specchia Sol. Cioè mi hanno fottuta praticamente. Maestrini. Beh, anch'io più o meno in linea come gli altri. Mi ha colpito il fatto che credo che la guida, diciamo, è abituata a intrattenere, a fare queste visite guidate con professionisti o insomma gente che opera nel settore. E però mi è sembrato almeno si sia saputo destreggiare con un gruppo di neofiti o comunque persone che non conoscevano bene l'ambiente, il settore o comunque Ti è quello, il tipo sembrato di che produzione. Diciamo, nell'esposizione è stata abbastanza esauriente e ha cercato di. Cioè, è stato chiaro, fondamentalmente. Sì. adeguato il Ha discorso adeguato la alla sua presentazione a persone che non erano interessate comunque all'acquisto o neanche esperti. Allora, anche io sono rimasta molto colpita dal tipo di produzione, dai vari processi. Non li conoscevo, quindi mi è rimasta. Scusa. Detto che mi è piaciuto molto quello che fanno, non era sconosciuto finora. Cioè, non ho sentito parlare dell'azienda, però pure io pensavo facessero addirittura l'aloe vera. Comunque, lui è stato bravo, anche è riuscito in un'ora a fare, diciamo, un riassunto esaustivo di quello che è la loro produzione, anche se non è andato molto nei dettagli, sicuramente faranno tante altre cose che non ci ha trasmesso, questo è il mio punto di vista. Però nel complesso sì, forse un po', vabbè, quei lati negativi magari No, dopo. dopo i negativi. Allora, un po' la Quindi scoperta sì, sarebbe anche qui. è l'azienda, cioè il sistema organizzativo dell'azienda, che comunque non è raro che si possa trovare. Beh, io conoscevo il marchio, conosco un po' i prodotti, però vedere le varie fasi di produzione proprio dalla pianta fino ad arrivare nella bustina o la cialda è stata una cosa bella. Mi è piaciuta tanto la spiegazione proprio sui vari processi, sui vari passaggi, dall'essiccazione al forno ventilato fino ad arrivare alla bustina o alla cialda. E poi soprattutto la lavorazione particolare che fanno della propoli, essendo una Consumatore. abitudinaria della propoli, sì, ho gradito Ok. molto.
la cosa che mi ha colpito di più della visita è stata l'attenzione alla qualità nell'azienda. Cioè il fatto che loro, per esempio, in 8 ore di lavoro, come diceva il responsabile, fanno 200 controlli, per esempio, del prodotto. Oppure che lo pesano tante volte, anche l'attenzione ai materiali che utilizzano, senza la spilletta metallica, insomma, tutta una questione di qualità. E anche lui era molto chiaro comunque nell'esporre gli argomenti, e io che non ci capisco molto di queste cose, di questo campo, comunque ho seguito abbastanza il discorso. La parola che penso che ha detto più volte lui è stato tracciabilità. Io sono stato colpito proprio dalla cura della guida nell'evidenziare la tracciabilità dei prodotti, del prodotto, della materia prima, e soprattutto sono stato colpito secondo me ha avuto grande valore l'esperienza sensoriale proprio, cioè quindi questo effluvio di profumi e di odori che ci ha pervaso. Ma non ha detto nulla su questo? Su quello, sono stato colpito io e basta. Io sono stato colpito dal rumore dei macchinari. Mi ha dato un'emozione diversa da quella che, non avendo potuto, diciamo, simulare la coltivazione nella terra, il rumore dei macchinari per l'insacchettamento. Questo è quello che ti è piaciuto più? Sì. Il rumore mi ha dato, rispetto al discorso totale, mi è piaciuto di più un rumore meccanico della produzione. Trovarti là dove si lavora. Sì, perché ho immaginato di, facendo fine di essere un lavoratore all'interno di quell'azienda, ho immaginato come quella che per me è stata un'emozione unica, per un operaio può essere una consuetudine di ogni giorno. Bene. Adesso tu che hai la carciofa questa, facciamo all'inversa, e adesso faremo quello che ti ha dispiaciuto più. Due cose, posso dirne due? Puoi dire due se vuoi. Il fatto di non aver potuto fare le foto. Non avete potuto fare le foto. Quindi di poter in qualche modo riguardare a casa l'esperienza. La seconda cosa, il fatto di non avermi chiesto se volevo andare in bagno all'accoglienza. Tu avevi necessità. L'aspetto che più mi ha dato fastidio, quasi un fastidio, è stato il fatto che la guida non attendesse l'arrivo di tutto dell'uditorio al completo prima di esporre, insomma, il tutto. Arrivo è con V? Non capisco. Di tutto il gruppo, insomma. Innanzitutto ci ha fatto venire la voglia di assaggiare il prodotto, però nessun omaggio. Nessun omaggio, pure una bustina di tisana. Ah, ti aspettavi l'omaggio, eh? Sì. Poi comunque un po' l'ho sentita fredda come visita. Cioè passavamo, però come se lui non volesse poi farci vedere tutto. Tipo vicino al forno, quella struttura... Prima aveva detto che ce l'avrebbe fatta vedere e poi non siamo entrati, chissà che cosa c'era là dentro. No, okay, vabbè, però... Okay. Va bene. No.
No, lui era preparato, ovviamente lavorandoci all'interno, essendo cos'era il responsabile della qualità, preparatissimo, però anche io l'ho trovato freddo e poco attento all'aspetto umano, cioè a quello che c'è dietro la lavorazione, cioè le persone. Infatti gliel'ho dovuto chiedere quanti siete a lavorare, non ce l'aveva detto, non ce l'ha presentata come azienda, anche se piccola, ma lui è partito, cioè parlando del grande, no? Sì, un po' freddino forse, sì. E poi ha spiegato male, secondo me, il divieto di fare fotografie. Cosa? Il divieto di fare fotografie, l'ha spiegato male. È stato molto rigido, no? Qua è vietato fare foto, sì. Non ha fornito una motivazione, diciamo. È rimasto sul vago. Ok, va bene. Lo faccio da guida. Sì, sì, sì. Dopo faremo il commentario del tutto. A me la cosa che non è piaciuta tantissimo è stata l'organizzazione del percorso di visita, perché si vedeva che non era una cosa molto studiata, cioè il pensare di aprire l'azienda ai visitatori non era molto studiata come cosa. E, per quanto lui possa essere stato chiaro comunque nel descriverci tutti i processi produttivi, però è vero che abbiamo iniziato dall'essiccazione, però poi siamo passati in un altro locale, ma prima c'era magari il controllo del c'era il laboratorio, quello con i microscopi dove facevano il controllo della merce che arrivava, che però era su e l'abbiamo vista alla fine. Quindi non era un discorso, diciamo, una visita in ordine di azioni che fa. Esatto, ma prima sopra, sotto, abbiamo fatto un po' così. Per quanto lui era chiaro, appunto, però mi è dispiaciuto un po' che alla fine ho avuto un po' le idee confuse, diciamo, su tutti sulle fasi di lavorazione, quelli prima, quelli dopo, perché appunto era organizzata così, però... Okay. Allora, io condivido quello che ha detto lei, perché il percorso, secondo me, è stato poco studiato, perché non siamo entrati bene nelle fasi del processo, quindi è stato poco accogliente, c'è stato... poco intrattenimento, perché io alla fine mi ero quasi stancata e niente, questo. A me è mancata la parte iniziale, cioè il significato del nome dell'azienda. Perché da quello per me si umanizza il tutto, la storia. Il nome dell'azienda. E quindi posso fare mia emozionalmente qualcosa. Quindi perché San Demetrio, chi l'ha inventata, c'era un nonno, un bisnonno che prima lavorava i campi, poi si sono comprati terra. Non so niente in realtà di questa azienda, per farmi emozionare. A me in parte... riguardo appunto la storia del nome, di come è nata l'azienda, anche il fatto che appunto il percorso non sia stato ben organizzato, era un pochino così sconnesso. E anche poi il fatto che non abbiamo potuto, diciamo, toccare con mano, insomma, alcune fasi del processo produttivo, ma credo per questioni di cause di forza maggiore, perché appunto ci volevano... le cuffiette, i camici, per questioni di policy aziendale, insomma. Sì. Per quanto riguarda il percorso, mi è dispiaciuto soprattutto per entrare, proprio fare un percorso anche all'interno dei campi stessi, no? Di farci vedere le coltivazioni, che comunque erano là, di farci vedere direttamente le coltivazioni che avevano comunque in loco. Come si dice, non campestare il... E poi lui, la guida, sicuramente non sarà una guida di professione, però ha fatto un discorso molto piatto, poco coinvolgente. Troppo tecnico? Sì, troppo tecnico. Costretto a parlare soltanto? Sì, esatto. Sì, era lì, cioè, sembrava che lo facesse perché appunto doveva farlo, non aveva piacere nel farlo, cioè, si vedeva, si percepiva forse che non aveva piacere nel farlo. Era un discorso esatto, non sì. Non aveva piacere di fare quel lavoro? No, non l'ha trasmesso, esatto. Non ha trasmesso la sua passione.
Sì, un intervento molto asettico, proprio pessima, pessima accoglienza, molto fredda. La località si chiama San Demetrio, ecco perché si chiama così. Cioè io conosco la struttura, ci sono delle sale di riunioni, ci sono altre dove poteva ospitarci e magari offrirci anche qualcosa, perché appunto un omaggio poteva anche avercelo dato, perché no? Ci saremmo portati qualcosa giusto per ricordare. Quindi per chi l'ha contattati, se può intervenire per fargli modificare il tipo di accoglienza, sarebbe indicato, sarebbe da consigliare. Questo lo faremo noi tutti insieme. No, ancora no. Quelli due signori e queste due signore. E poi quelli altri cinque persone che siete arrivati dopo, dall'inizio. Io concordo con gli altri, c'è stata un po' di freddezza secondo me nell'accoglienza e mi è sembrato frettoloso anche il percorso, diciamo come se sì, l'avessero fatto, però forse non avessero studiato bene quello che poteva essere più interessante o come porlo, o anche il coinvolgimento appunto delle persone, sia dei lavoratori che degli ospiti. Sì, mi è sembrato un po' troppo sulle sue la guida, non perché non sia stata brava a spiegare anche con parole semplici, questo è stato positivo, però è mancato forse quell'approccio più... questo fattore umano, no? Sì. A me, vabbè, a parte la freddezza, molto forte, anche l'estrema meccanizzazione del, come dire, tutti i processi che erano molto spinti, insomma, per ricavare queste sostanze, insomma. Mi sembrava più farmacia che erboristeria in sé, no? Cioè io l'erboristeria me la immagino, non so, dei modi di ricavare le cose più... molto fredda, molto meccanizzata come cosa. Okay. Passate per favore qui avanti e poi recuperiamo. Allora, dato che io sono l'ultimo quasi, metterei un più uno a tutti quanti, perché ormai hanno detto tutto quello. No, non vale, perché sennò è come se non mettiamo nessuno. Uno, due. Di questi punti, il percorso. Se non vuoi aggiungere un altro. Il percorso. Il percorso ti è sembrato che non era... non adeguato, non sicuro, però tenendo sempre conto che questi non sono abituati alle visite, quindi cioè, non mi è piaciuta neanche la comunicazione, come se appunto che era freddo e cose varie, però se questi qua sono abituati a parlare con professionisti, non sono abituati ai visitatori, a fare da guida, quindi possiamo anche tralasciare, possiamo dire, quei punti. Quindi io direi il percorso è non so. Non puoi leggere nulla, perché la lettera non è... comprensibile. E il bagno. E le foto. E le foto. Sì, io avrei voluto fare delle foto. Mi sono chiesta a San Demetrio, i prodotti li conosco, però l'ho conosciuta questa azienda leggendo un articolo su un giornale che non c'entrava proprio niente, era scientifico. E ho conosciuto che su un territorio come Specchia c'è questa cosa importante, e quando stamattina sono andata lì mi sono chiesta se l'accoglienza, cioè non essere aperta al pubblico, no? Cioè l'azienda può essere visitata non solo dai professionisti ma anche da gente comune come noi che va lì per curiosare, per vedere, insomma. Mi sono chiesta perché non c'è questa apertura anche sul territorio stesso, perché molti non sanno che la San Demetrio sta a due passi da casa nostra. Ieri vi ho mostrato il site web. Sì. L'avete visto? Sì. Ci hanno parlato che parla delle visite. Sì, sì. Io mi sono chiesta questa cosa,
è perché se la non apertura al pubblico è dovuta al fatto che comunque la San Demetrio ormai ha un nome, no? Lui diceva Australia, Giappone, mi fa piacere, per carità, però voglio dire, nulla toglie che si può aprire al pubblico con visite più strutturate, perché secondo me, per come la penso io, l'accoglienza è una persona che ti aspetta prima ancora che arrivasse il gruppo, che fa barzellette, che ha un attimo di empatia con la gente, e poi quando è tutto ok, cioè quasi riscaldasse i motori, ma per dirla così, in modo molto spiritoso, che riscaldasse l'ambiente, no? E dopo fare... No? Vabbè, noi non siamo stati molto puntuali per motivi organizzativi, però lui anche aveva una fretta. Cioè, voglio dire, la professionalità, se poi si associa anche a un buon modo di presentare l'azienda, per lui in quel momento stava presentando l'azienda, cioè, voglio dire, no? Dà valore. Ma il dubbio è stato, come mai questa azienda su questo territorio pugliese, che facciamo tanto per farlo valorizzare, eccetera, poi alla fine a chiudere le porte... Cioè, perché ormai ha una pubblicità così forte, quindi dicevo, vendo, non vendo in Puglia o meno. Comunque, cioè, mi sono chiesta questa cosa qui. Comunque non sono abituati, per la mia sensazione, a gente strana come che dice, scusa, posso visitare l'azienda? Al okay. Di là che concordo con molte cose che sono state dette, per carità, sì, insomma. Sì. Bene, adesso cominciamo con questo signore e poi gli altri tre che sono... l'azienda, praticamente quanto sia felice della partecipazione, anzi vi ringrazio di questo, non abbiamo potuto dare un numero preciso di partecipanti, no, sto dicendo la realtà, oggi secondo me non so di critica a voi, ma non è sono proprio aperti mentalmente a sì, sì, no, per dire, dire magari che l'attenzione o gli spazi non erano diciamo tanti, perché eravamo forse numerosi noi per questo, quindi volevo, non per giustificare l'azienda, ma perché noi non abbiamo voluto comunicare essendo il bando, no, diciamo, aperto al... quello che sì, sì, non è riportato per al di là di questo, nella loro ottica, nella loro politica aziendale, sì, nella loro gestione non c'è quello fatto, non c'è questa voce, sì. Ma allora, invece l'esercizio è questo. Adesso noi abbiamo visto lo stato della questione e poi vedremo, dopo quello che abbiamo parlato ieri, quello che noi possiamo portare da noi, la nostra visione su questa visita, su questa azienda, e faremo le nostre apportazioni. Perciò sta bene, perché se tutto è bravo è finito, andiamo a casa e basta, no? Signore, prima, grazie, vi signore. Spiego, spiego, prima, adesso quello che non vi è, no, cominciamo dall'inizio, mettiamo qui. Una puntuazione, quello che 5 è bravissimo, 4 non tanto, 3, 2, 1, 0. Puntuazione. 1. La prima voce. Medio, 3. Medio o 3? 3. Avete seduto nel quando perché l'hanno detto quasi tutti 4 e qui 3. Va bene, no, non è scherzo. Allora, andiamo. Dicevamo, quello che vi è piaciuto meno, e poi diremo quello che vi è piaciuto più. Ok?
meno. Allora, io mi sono perduto l'accoglienza, però da quello che vedo è abbastanza fredda, per cui sono rimasto al caldo. Non ho perduto niente. No, c'eri. Sì, appunto, mi sono perduto il freddo. Il resto, ho notato come le scelte strategiche per fermarsi e spiegare un qualcosa erano, eccetto le ultime due tappe, in posizioni dove c'erano dei rumori molto vicini, per cui chi c'era non difficilmente riusciva a seguire la guida. E con ogni probabilità potrebbe essere superato questo handicap con il volantino, con il debrance, qua stiamo qua. Poi alla fine, quando in un posto più tranquillo, dici, là si stava facendo quello. Quello che peggio, eh? Quello che peggio. Di peggio c'è, dal punto di vista mio, l'assoluta mancanza di identità. Identità come salentinità, come accoglienza nel senso di essere, di darti tutto. Questo significa... Questo... Un po' asettico, no? Sì, molto, molto, molto asettico, cosa che non è un salentino, e questa proprio come identità di salentinità, come identità che dicevamo ieri, manca assolutamente in quell'azienda. Sarà perché forse ha trovato una giustificazione nel fatto che i diversi step fino ad arrivare al prodotto finito sono in diverse postazioni, cioè c'è l'azienda agricola, c'è l'azienda di trasformazione, c'è l'azienda eccetera, sì, che non hanno comunque un collegamento tra di loro, lo ha spiegato tranquillamente e serenamente, non l'avrebbe dovuto dire, cioè io non so che fanno là, no? Cioè, ha dimostrato che è un'azienda scollata, cosa che non dà l'idea di una salentinità che dà, cioè siamo uniti tutti insieme riusciamo a fare qualche cosa. E poi soprattutto non è riuscito a dimostrare come quella produzione che portano sul mercato internazionale è salentina. Forse sono troppo attaccati a Verona. ho capito, è una buona affrontazione questa. Andiamo. Buonasera intanto. Buonasera, peggio. Ah, tu non siete venuto fino ad oggi. Oh, ok. Sì, sembra bene. Saluti. Nel giudizio anche di mischiare con la mia esperienza personale, io faccio la guida turistica normalmente. Abbastanza fredda. Un salentino direbbe, levamoli di sotto le scatole praticamente, perché un'oretta e mezzo da dover portare avanti finché non saluti la gente che è venuta a trovarti. E non aspettava il gruppo, giustamente, perché che uno guarda, certo uno non deve attardarsi magari a perdere, però è vero pure che 30 secondi ti dai a una persona, lo aspetti e poi parli, anche se non hai un microfono, che ne so io, anche se non hai il flyer, insomma, li aspetti. Poi, alla prima tappa che abbiamo fatto, per esempio, nella zona dove si essiccava, sì, lui ha detto che saremmo entrati nel capannone, lo ha saltato tranquillamente. Prima lo dici, poi non lo fai. Nel mio mestiere, normalmente, se lo dico lo faccio. In secundis, quando si è entrati dentro nella stanza in cui per la questione dell'umidità bisognava andare volando, preferisco non vederla. Cioè, non me la far vedere a questo punto. Di qui non si può entrare per queste questioni. Sulle foto, avrebbe potuto dire non le pubblicate su un social network, fatele pure, mi è già successo di vedere queste cose. Per il resto, io mi fermerei qui perché sto cercando anche di capire dire dove... anche alcuna cosa positiva. Anche alcune cose positive? No. Poi, okay. Facciamo voi due e ritorniamo per fare le positive. Sì, nel senso che io ieri ho guardato anche il sito internet, mi è sembrato di capire che non era lui a fare le visite guidate. Non era quella persona, non era quel ragazzo a fare le visite guidate.
lo si capiva sin dall'inizio, nelle prime due frasi ha usato 7 volte una parola, 8 volte un'altra, la stessa parola, quindi lo vedi che non è ad uso a fare queste cose, insomma. Allora. Ok. Secondo me ha svolto una visita guidata da manuale su come non fare le visite guidate, perché veramente lì chi ambisce a fare questa professione lì ha tutta una serie, diciamo, di elementi da non prendere come spunto, che sono già stati comunque detti dagli altri prima di me, quindi non mi soffermo su questo. Seconda cosa che vorrei dire, secondo me la persona meno adatta nell'azienda a fare le visite guidate, in generale sto parlando adesso, perché per quanto ho capito è un responsabile della produzione, della qualità, quindi diciamo si vedeva chiaramente che voleva sbrigarsi perché aveva altre cose. Di conseguenza chi svolge visite guidate in un'azienda, io parlo in generale adesso, così importante, deve essere qualcuno preparato a fare quel tipo di lavoro, quindi anche formato a fare quel tipo di lavoro. Perché se oggi si è dovuta fare promozione all'azienda, tutto si è fatto tranne che promozione. Tutto il contrario alla promozione. Ecco, va bene. Sì, io concordo in particolare con quanto ha detto lui adesso. Prima di tutto, vabbè, la visita è stata molto... Io questo settore non lo conosco, quindi tutte le varie fasi della produzione non posso sapere esattamente come sono scandite. Però mi è sembrato ci sia stato proprio uno sbilanciamento fra le varie fasi. Alcune fasi saltate di netto, tipo quella dopo l'essiccazione, voglio dire almeno facci vedere il locale, i macchinari e qualcosa. Altre fasi, altri punti, estremamente... Nel momento, è stato molto interessante secondo me, molto interessante, voglio dire, quando ci ha spiegato l'imbustamento, le bustine, questo come sarebbe, sono... Come positivo, questo sarebbe eh? Sì, come positivo. Sì. Però rientra sempre nel fatto che è stata molto raffazzonata, ecco, perché alcuni punti sono stati passati così e altri, quindi quello un poco. Poi magari, ecco, sì, sicuramente lui non era forse la persona più adatta, sarà un tecnico, un biologo, però... Ah, un agronomo, ok. Però insomma sì, si poteva fare di meglio dal punto di vista del coinvolgimento, anche se a livello di spiegazioni quelle che ha dato secondo me le ha date comunque bene, poi ce ne sono state altre che ha saltato di netto. Sì, l'accoglienza, fra l'altro io quando sono arrivato che ho suonato il citofono al cancello mi ha risposto una voce, chi è? Così, sono rimasto un po', però va bene, niente, tutto qui. Ah, no, continua per dire, per finire già, quello positivo. Quello che ma quello positivo chiesto... secondo me è che anche se lui magari non abbiamo avuto una grande impressione dell'azienda, del prodotto sì, io devo dire, cioè, forse proprio perché non conoscevo questo tipo di settore, questo tipo di produzione, ogni cosa è stata per me singolarmente interessante, ho detto cavolo quante cose fanno, comunque dalla raccolta all'imbustamento, all'inscatolamento, eccetera, eccetera. Quindi secondo me in linea di massima, premettendo che appunto sicuramente si poteva fare meglio, io sono uscito comunque più arricchito da questa visita, perché comunque le cose che ha deciso di spiegare le ha spiegate anche bene, altre magari no, però quello insomma... E poi sono stato comunque, mi sembra un'azienda comunque dove si lavora molto seriamente. D'altronde, se non fosse così, non penso sarebbe arrivata ai livelli a cui è arrivata, ecco. Va bene. Positivo, alcuna cosa positiva? Gli odori. Come? Gli odori, le essenze. Gli odori. Beh, cura dell'igiene, tanto, perché mi sembrava comunque un'azienda... si occupa, si dedica anche a questo tipo di particolare. Poi il livello della spiegazione, comunque, sorrisi a parte, mi sembrava adeguato, una persona competente che nel suo mestiere ovviamente conosce le diverse strategie, le diverse maniere di lavorare. La suddivisione mi è piaciuta e non mi è piaciuta, perché poi
personalmente ho mancato un nesso, nel senso che anche il prodotto in controllo qualità, cioè, pensavo me l'avesse fatto vedere prima dell'impacchettamento, ma lì è una questione semplicemente, immagino, di distribuzione dei locali dell'azienda, hanno deciso di fare così, o comunque lui ha deciso di farci vedere l'edificio in questa maniera. Ma per il resto abbastanza positivo. Poi io sto anche lavorando più o meno nel settore, sto cercando anche di creare itinerari con aziende, quindi mi serviva anche sul campo vedere come si fanno conoscere. Ho notato che il sito è ben strutturato, tranne un po' deformazione personale e i cenni storici, cioè, scritto ma non scritto, vi invito a leggere, non c'è scritto niente praticamente. Hanno messo una icona, però c'è niente. Con oltretutto un'immagine tratta da Soleto, che è almeno a 30 km da qua, quindi non niente, questo più o meno, l'igiene, la competenza ovviamente, anche il nome dell'azienda, professionale come del suo lavoro, sì. No, no, beh, non come guida ma sì come professionista, sì. Okay. Okay. Manca lui quello positivo. Beh, di positivo c'era la modernità dell'azienda, il fatto che fosse altamente tecnologica, che ha fatto capire che praticamente l'azienda poteva andare avanti da sola pur senza i 12 operai, o quasi, i 12 addetti. Quindi c'è il fatto che noi siamo in 12 qua, quasi per grazia ricevuta, potremmo anche non esserci. No? Cioè, la positività è questa eccessiva meccanizzazione, tecnologia, dal punto di vista aziendale. Personalmente è il punto negativo questo. Personalmente. Personalmente è un punto negativo. Questa eccessiva professionalità, questa eccessiva tecnologia, io entro in azienda, posso anche fare a meno di vedere un qualcuno. Ma tu mi hai detto come un punto positivo adesso. Sì, ho detto. Okay. Però personalmente, sì. Ho detto, io l'ho vista da visitatore, ho ammirato la tecnologia. Lui mi ha detto che sono in 12 e sono pure eccessivi, no? Perché le macchine potrebbero fare tutte da solo. Sì. Conseguentemente, cioè, è un'azienda tecnologicamente avanzatissima, e io l'ammiro per questo. Personalmente però, se io entro in un'azienda e non ci vedo nemmeno un robot che mi accompagna, non è che ho tanta fiducia, insomma, è un rapporto umano, sereno e tranquillo. Ok, va bene. Allora, adesso mani in alto quelli che dicono che raccomanderebbero la visita. Mani in alto quelli che sì, raccomanderete la visita. No, non dipende, o sì o no? Questa visita che avete fatto, voi la raccomanderete o no? Come oggi? 1, 2, 3, 4? Sì o no? 4, 5? Sì? Un attimo. 5. Quelli che non la raccomanderete. Dodici. Ci sono altri. Uno. È stato uno che non ha votato, penso. Tutti avete detto sì o no? Un'altra volta no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Allora sì? 1, 2, 3. Sì,
18. Allora manca uno o sì o no. Sì, 5 o 6? Sì, mani in alto. 1, 2, 3, 4, 5. Va bene, no, non diremo chi non dice nulla. Allora, nulla, no, ok, va bene, no, non vale. Ma adesso dico, questi sì, sicuramente saranno questi. Allora, questi che dicono no, avete puntuato molto, tanto alto per dire no. Non raccomanderete. Bene, allora andiamo a vedere alcune cose. Prima riflessione. Avete pensato se questa visita l'abbiamo potuto fare qui a Palazzo Gallone? Aver invitato il Signore che ci ha fatto le visite, abbiamo potuto avere lo stesso? Potrebbe avere stato lo stesso? Qual è la differenza? Qual è la differenza? Eh? Ha visto il posto? Va bene, allora andiamo a vedere un'altra cosa. Cosa aspettavi della visita? Come immaginavi che sarebbe questa visita? Come l'avete immaginato prima di andare? Non avete immaginato nulla? In bianco? Tu? Non avevo nessuna aspettativa. Ok. Ho preso la cosa così, vediamo che succede. Ok, ok. Tu? Anche lo stesso? Niente. Niente? Niente. Ci penso. No, no, neanche io non mi aspettavo niente di particolare, in particolare. Okay. Però appunto, no, quello che abbiamo visto, i meccanismi, tutto quanto, mi ha dato fastidio non essere andata sul campo proprio con i nostri piedi a vedere che piante avevano. Quello me l'aspettavo. Come avete detto? Calpestare. Come? Calpestare il terreno. Calpestare, no? Mm. Campestare, aspettavi? Calpestare. Calpestare. Tu aspettavi calpestare il campo? Sì. Ok. Nessuna, ero aperto a qualsiasi sorpresa. In bianco, eh? Ok, niente. Nessuna aspettativa previa. Okay. No, io mi aspettavo che per una volta l'azienda mostrasse... cioè facesse sentire quello che fa, cioè nel senso che con gli odori, come diceva Marco, li facesse la camomilla un attimo, no? Cioè questa è una bustina di camomilla, senti come profuma la nostra camomilla, no? Qualcos'altro, non molto, chiaramente non tutte i 150 che avevano, però due o tre pezzi, giusto per dire, no? E questa è la camomilla che facciamo, questo sì, cioè rendere più umana l'azienda. Ok. Sì, anch'io, come gli altri, mi aspettavo qualcosa di più sensoriale. Nel mio immaginario le tisane, le camomille sono qualcosa che hanno a che fare con gli odori, con i sapori, più che con le macchine, il rumore delle macchine che qualcuno ha citato prima. Certo, è un'azienda che poi appunto produce in grandi quantità, quindi evidentemente. Si è tenuto probabilmente a mostrare il cuore dell'azienda, cioè il polmone, il fegato, eccetera, piuttosto che mostrare la faccia. Sì, il fattore umano dell'azienda. Invece qui parliamo di sensazioni, del sensi, no? Io lo stesso, immaginavo di andare in mezzo ai campi e vedere, sentire.
Calpestare o? Calpestare, vedere le piantagioni. Vedere cosa? Sì. Vedere? Vedere le piante. Vedere le piante. Non è solo impacchettare. Tu? Direi niente, nel senso niente, che me la immaginavo così. Okay, poi la posso consigliare per l'importanza dell'azienda, però. Okay. Aspettative? Vedere più la campagna che meno le macchine, diciamo. Ecco. Anche per me, io anche mi aspettavo un'esperienza molto più cioè fare toccare qualcosa. Apri l'essiccatoio, tira fuori un ramo e dalle in mano a uno, così. Dai una busta all'ingresso, processo per processo, dai un qualcosa alle persone, se la mettono là. Poi la buttano, però almeno fai toccare qualcosa. Va bene. È uguale, qualcosa di un po' più coinvolgente. Più coinvolgente. Io immaginavo molto colore. Pensavo ci fossero stanze colorate perché avevo associato il profumo delle piante ai colori. E invece era tutto grigio e più morto. Sensoriale, sì. Colori, odori. No? Poi avevo immaginato di vedere dei video di quando loro raccolgono, perché avevo capito che non andavamo per le campagne. Però non c'era nessun video. E poi immaginavo una grande sala comoda con un sacco di salottini così e di degustazioni varie, che ognuno di noi potesse scegliere un tè, una tisana con i biscottini vicini. Una signorina colorata con la sala bella. Un sogno. Anch'io. Tu? Io forse ero condizionata da quello che abbiamo visto ieri. E quindi quello che abbiamo visto ieri in Spagna, dal video, ero condizionata da quello che abbiamo visto ieri. E quindi mi aspettavo un percorso totalmente diverso, come ha detto lei, degustazione. E più coinvolgente, degustazione. No, non si sente. Aspettavi vedere il prodotto in sé? Hai detto no? Ah. Ah, non sapevi, allora non sapevi dove andavi. Ok. Va bene, allora sarebbe anche, non sapevi, non potevi fare aspettative concrete. Sarebbe questo sarebbe. Come ha detto lei, anche una stanza magari alla fine di quel percorso, una sala dove non necessariamente ci offrissero qualcosa, ma anche la possibilità di pagare con le macchinette una tisana, una camomilla, per assaggiare qualcosa dei prodotti dell'azienda, quello. Anche a me è mancata la passeggiata nei campi e magari non ha messo in evidenza neanche le piante, quelle nostre tipiche, non lo so, quelle che vengono lavorate lì all'interno, è rimasto molto sul vago. E poi, a parte l'assaggiare, gli odori si sentivano, basterebbero dei contenitori semplicissimi con dei campioncini di alcune erbe, di alcuni... Sì. E far sentire gli odori, sì. Far toccare anche. Ne ha mostrato due, ma non li ha fatto vedere. No. No. Magari dei semplici recipienti con già le erbe lavorate, sarebbe stato bello, sì. E anche io mi sarei aspettata un ambiente più cordiale e allegro. Sono rimasta un po' colpita dalle povere donne che lavoravano, che non esprimevano nessun sorriso. Volevo un po' più di partecipazione dei lavoratori.
là dentro. Cioè, volevo che si fermassero un attimo per noi. Invece no, hanno continuato, giustamente può essere, però me lo sarei aspettato. Sì. Io più, secondo me, doveva essere più sensoriale, cioè un'esaltazione dei profumi non soltanto nel magazzino, ma anche nel prodotto finito, che poi magari poteva essere esaltato con una degustazione, non so, con un'attività diversa. Io invece mi aspettavo maggiore organizzazione per quanto riguarda il percorso proprio in sé. Ok. Allora, insomma, beh, la ponderazione è un po' rappresentativa. Siete delusi di vedere, di avere fatto la visita? No. Beh, se facciamo un po' del riassunto, quello che vi è piaciuto è come opera l'azienda, un'azienda moderna, quello che ha realmente impattato, ha colpito tanto è l'organizzazione dell'azienda, tantissimi avete detto questo punto, il processo del termoventilatore e conservazione, ci sono due persone che lo hanno detto, la professionalità del guida in quanto a competenza e conoscenza della sua professione, la scoperta del tipo di azienda, i prodotti, due persone che non sapevano cosa era questa azienda, la macchina del propoli, due persone, ma anche perché hanno un aspetto personale, perché sono consumatori. L'ha detto discorso a noi, non professionisti, uno ha detto questo, che il discorso è stato adatto ai visitatori, un altro ha detto che la qualità del prodotto, tre persone hanno sottolineato questo aspetto, gli odori l'hanno detto due, uno ha detto il rumore, sentirsi dentro dell'azienda, no? La cura dell'igiene. Questi sono gli aspetti positivi che avevamo detto. Vediamo adesso i negativi. Il rumore, come aspetto negativo. Non poter fare fotografie. Tre. Manca di identità. Cioè sarebbe, se l'azienda è a Tricase, fare una relazione, no? Non domandare se poteva andare al bagno, due persone. Non sorrideva, manca di coinvolgimento, si è detto. La guida non aspettava l'arrivo di tutto il gruppo, sono tre persone che lo hanno detto. Sembrava che gli dava un po' di fastidio, un po' che lo faceva, ma andiamo in fretta perché ho altre cose più importanti da fare, no? Non c'è stato un omaggio. Un po' fredda, 1, 2, 3, 4, 5, che questo non detto così, ci sono altri aspetti che vengono a dire lo stesso. Manca di referenza al fattore umano, sarebbe lo stesso. 2, il percorso non è studiato, tantissimi che lo hanno detto. Il percorso non è stato pensato. Poco intrattenimento, nessuna referenza né al nome dell'azienda. Non abbiamo potuto toccare. Non campestare il campo, la produzione. Il discorso troppo costretto all'aspetto tecnico. E l'accoglienza troppo fredda, 3. Gli spazi di ricezione, come aspetto negativo.
non ci ha dato niente, lo stesso sarebbe lo stesso di qua dell'omaggio, no? Anche un'altra volta la foto, no, la foto della fine non c'è stato, che non sia più potenziate le visite, e non sembrava essere lui chi fa le visite. Allora, cosa pensate di questo contrasto? Abbiamo una cosa che siamo, c'è una coincidenza. Stiamo parlando, come aspetto positivo abbiamo sottolineato la conoscenza del suo lavoro. Ci ha parlato di tutti gli aspetti, il processo, forse il percorso non era ben organizzato, ma ci ha spiegato tutto. La visita ha durato un'ora e trenta, e conveniamo che il Signore che ci ha ricevuto sapeva tanto di quello che parlava, ma invece è mancato di un'abilità come guida. Sarebbe questo, un riassunto un po'. Sa molto bene di quello che parla del suo lavoro, ma come comunicatore non ha, per esempio, queste abilità basiche che abbiamo detto, no? Aspettare che arrivi il gruppo. Io ho annotato varie volte quando ha cominciato a parlare che non c'erano tutti. È stato soltanto all'inizio, quando siamo messi di forma spontanea in mezzo circolo, di forma spontanea l'abbiamo fatto. Lui ci ha parlato un tempo con la mano in tasca, cosa che non si deve fare mai. Allora, conveniamo, il riassunto sarebbe: pensiamo che questo guida è un buon professionista, ma gli manca un po' di preparazione come guida. No? Perché? Per poter avere queste abilità di dinamiche di gruppo. Per esempio, ha parlato, c'è stato la volta che è stato più straordinaria è stato quando scendevamo le scale, lui andava parlando e c'erano la metà del gruppo ancora nel primo piano. Mai ha fatto mettere a disposizione del gruppo, né ha aspettato il gruppo né lo ha fatto fare. Nell'ultimo laboratorio, dove è finito, ho capito che ha finito là. La visita, c'erano 7 persone che non capivano dentro. Quegli aspetti che hanno piaciuto, per esempio, a parte della professionalità dell'organizzazione dell'azienda, è una curiosità perché io riuscito a sentire nell'ultimo laboratorio come nella sua politica di comunicazione fanno le visite, ma anche sull'internet hanno un apartato specifico annunciando queste visite. Ma la sensazione è che questa visita è per persone che vogliono imparare soltanto come si fa la produzione. Bene, questo l'abbiamo capito molto bene. Ma anche pensate che il ritmo della visita è stato l'adeguato? No. Abbiamo cominciato soltanto abbiamo visto le piante all'inizio. Quando è aperto tutti ci hanno zoom. Questo è quello che noi aspettavamo. Abbiamo stato un'ora e mezzo in un'azienda che fanno prodotti con delle erbe e soltanto l'abbiamo visto 20 secondi nel termoventilatore.
termoventilatore che per arrivare là abbiamo dovuto passare per un quanti laghi perché è piovuto, e schivare un quanti montagne di questi per... ecco. Allora... Allora, quello che è piaciuto è stato questo, l'odore, abbiamo detto, ma non ha fatto nemmeno referenza all'odore. Non, l'abbiamo notato, ma lui non ci ha fatto, è quello che prima deve fare. Questa azienda è un prodotto, può diventare un prodotto turistico straordinario per le sensazioni, per la vista, l'odore, il tatto, il gusto. Nemmeno ci ha lasciato toccare. Ha aperto una bustina così carta ecologica, il filo ecologico, non c'è la grappa, vedete, non lo vedemo. L'hanno visto quelle sei persone che erano avanti lui, non lo hanno nemmeno né visto né sentito gli altri, perché con il rumore della macchina non si sentiva nulla. Quando siamo entrati dove era la macchina del Propoli, che era un po' rischioso di scivolare, perché c'era un po' di olio, non so se essenziale o per la macchina, ha dovuto uscire perché stava forzando la voce, perché non poteva, perché con il rumore era l'operaio là, io non ho sentito nulla. E di nuovo abbiamo ritornato al nostro magico mondo delle casse di cartone. Questa è la mia visione di questa visione. Lo splendido viaggio per il corridoio delle casse di cartone. Non abbiamo visto nessuna pianta. Abbiamo stato, per me, secondo me, è un'opportunità persa per loro, per loro, perché veramente noi abbiamo fatto un sforzo di intellettuale, ma non onoristico. Abbiamo fatto un sforzo intellettuale per capire il processo, come lavorano, siamo attenti. Devo dire che sono stato certe disconnessioni, specialmente nell'ultimo laboratorio, dove abbiamo stato esattamente 28 minuti di 1:30 di visita. Nel secondo laboratorio, dove 7 persone non hanno potuto entrare, lui è stato parlato 28 minuti. E là, durante il percorso, la prima intervenzione è stato nel corridoio, quando ha mostrato quella bustina. È stato un signore, che chiameremo il signore A, che ha fatto un'intervenzione. Quando siamo sceso in giù, nell'ultimo, dove c'erano quelli bidoni, là un'altra volta il signore A ha fatto una nuova intervenzione. Nel laboratorio 1, quando dopo di scendere abbiamo salito 2 piani, 3 allora, nel primo laboratorio, secondo entrato, gli altri ancora stavano salendo le scaliere, un'altra volta il signore A ha fatto un'altra domanda, in questo caso una domanda, che lui, la guida, ha contestato a... Sì, è così, anche. Questa è stata la sua risposta. No, ok. Ma non so se la domanda è precedente, ma la risposta della guida... questo è quello che voleva dire. Questa abilità di guida si devono imparare. Si devono imparare. Quella persona che fa... Quello che abbiamo detto ieri quando abbiamo spiegato, questa persona conosce meglio, forse meglio di tutti, conosce il suo lavoro, conosce l'azienda
e perciò ci ha ricevuto sicuramente. Sì, ma infatti non può essere che il Signore che ci ha ricevuto fino al minuto 20 non ci ha detto chi era. Minuto 20, giusto prima di entrare nel quarto del buio, là, ha detto, sono il responsabile di qualità, Beh. Andiamo, e finalmente, quando siamo arrivati nel secondo laboratorio, là è dove c'è stato più intervenzioni, esattamente hanno intervenuto 7 persone, il Signore ha diverse volte, ma altri tanti hanno fatto diverse intervenzioni. Allora, curiosamente, e questo sì ha una correlazione con questo che abbiamo detto, là non ha parlato proprio del processo di produzione, ha parlato della politica commerciale, politica di comunicazione, ha parlato dell'azienda, in generale, non del processo. Durante il processo soltanto ci sono stato praticamente nessuna, mettiamo 3 della stessa persona, e non troppo, tecniche, ma non c'è stato quello interesse. Ha avuto un momento in che la reazione della gente ha fatto un aspetto che non ha nulla a vedere con il processo. Quando ha detto, infatti può esplotare. Ricordate, in giù di tutto. E poi, nel secondo laboratorio, c'erano del gruppo una parte che hanno disconnettato, 7 persone hanno disconnettato, 2 in alcun momento hanno disconnettato, hanno stato mirando il cellulare, e invece il resto si sono molto interessate, perché con la testa andavano affermando, confermando. Questa sarebbe la radiografia della reazione del gruppo. Allora, è un po' deludente, penso io, se fosse l'azienda, che ho riuscito a interessare, nel momento di spiegare la mia azienda, ho fatto ho fatto imparare molto bene qual è il processo, ma non ho fatto vibrare le persone che hanno venuto. E quello che la materia con che lavorano è una materia che è veramente sensoriale. È questo. È un peccato, penso io. Allora, la visita l'abbiamo valutato, è stato fredda, e la nostra votazione anche è stata fredda. Razionalmente, le abbiamo dato i punti che abbiamo dato, sono stato per quello che abbiamo imparato del processo, ma non per l'esperienza. Non per l'esperienza. È stato puramente, abbiamo valutato i conoscimenti, la conoscenza che abbiamo, il conoscimento che abbiamo imparato, ma non avere avuto un'esperienza sensoriale. Per me ci sono tante cose che poteva aver spiegato. Perché hanno ha detto sì, qui vicino, non ricordo il nome di Aspecchia, non so che di Aspecchia, abbiamo qui la plantazione e un'altra a Verona, perché sono piante più di freddo e più di... Allora, questo, stiamo parlando di una piante che qui nel sud si sviluppano molto bene e non ha un rapporto tra questo fatto di perché questa azienda è qui e perché ha questi orti botanici qui. Il turismo fa geografia, fa viaggia, va nei posti
fisicamente. Allora, questa è una messa in valore che deve fare l'azienda, mettere in valore questi territori del sud per le proprietà degli odori, si sviluppano queste piante del sud con più odori. È stato un po' errore anche l'unica volta che ci ha mostrato le piante, che ha detto che pensava che era rosmarino e non era rosmarino, era salvia. Quando l'ho visto, ah, è salvia. Ma bene, va bene, ma questo è un piccolo dettaglio, non c'è... Sì. Sì, ma allora penso io. Non hanno proprio calibrato in generale la visita sul cliente consumatore finale, ma a loro magari interessa poco al distributore commerciale di un'azienda. Sì. Sì. Penso io. Di aprile a agosto ha detto che è fiorito da aprile a agosto, ma sì, ma senti, se noi siamo là e ci sono delle stanze confortevoli dove si fanno riunioni, si fanno altre attività, ci sono tante possibilità, che non voglio dire perché l'esercizio che dobbiamo fare adesso, vi darò un'istruzione e una griglia che dovete compilare o completare, domani faremo un riassunto insieme. Ma la prima osservazione che voglio farvi è questa. Questo che abbiamo fatto oggi è veramente un'azienda modelica in quanto al suo lavoro, sono molto bravi nel suo lavoro. La visita che abbiamo fatto è molto interessante per un professionista. Veramente questo signore, se io il mio negozio, il mio business e la commercializzazione di queste piante, posso diventare un cliente di San Demetrio, perché mi ha convinto, perché ha parlato tante volte della tracciabilità, della qualità, gli aspetti di... Allora sì, ma questo non è una visita turistica, non è un prodotto turistico, è una visita professionale e non divertente. E nessun incentivo per godere della possibilità del prodotto con chi si lavora. Che è tutto veramente sensazioni, è tutto veramente sensoriale. Allora, questo per il lavoro vuol dire che è molto buono per noi, perché abbiamo tanto da lavorare, tanto di proporre. Allora lo potrete fare oggi e domani vedremo cosa escono. Cosa volevo dirvi? Ah, sì. A me ancora un dubbio. Cosa pensate che non si poteva fotografiare? Cosa? Quello che abbiamo visto, pensate che non si poteva fotografiare? Un'altra cosa è sì, a me mi avesse piaciuto fare qual foto nelle casse di cartone, ma non più perché non hai visto un erbario, non hai visto... Allora... Ne parleremo perché sennò vi do piste per le cose che lo lasciamo qui, ok? Lo lasciamo qui. Soltanto come aneddota è stato un po' divertente finire dove hanno detto benvenuti.
Avete visto? Siamo finito il percorso del medice. Benvenuti. Beh, allora, Luca vi dà questa griglia e vi dico quello che dobbiamo fare. Evidentemente. Io ho una domanda. Dimmi. Volendo dare un prezzo a questa vita, cioè io quanto sarei disposto a pagare per ripetere questa, cioè se dovessi quantificare, se fossi costretto a rifarla, ecco. Quanto? È una domanda che merita una risposta e faremo la risposta a ciascuno. Comincia con rispondi tu stesso. La mia domanda è: se dovessi quantificare il prezzo, cioè da consumatore, da visitatore, se dovessi quantificare il prezzo che sarei disposto a pagare per fare la visita, per vivere quell'esperienza, cioè se dovessi essere costretto o comunque devo dire anche motivato a rifare questa esperienza, cioè quanto sarei disposto a pagare? Una volta l'hai fatto o prima? In questo caso siamo... Con le aspettative o puoi rifarla? Adesso che l'abbiamo fatto, sì. Venga. Devo rispondere? Ok. Se mi danno un omaggio, 8 no, euro. Questo che hai fatto. Ah, quella che ho fatto? Questo che hai fatto. Ah, quindi... Beh, però pensando che io comunque ho tolto il tempo, un'ora e mezza... No, tu di quanto sei disposto a pagare per questa visita che hai fatto? Tal come hai fatto la visita? Mi sono messo in difficoltà da solo. 2,50 euro. Quanto? 2,50 euro. 2,50. Ok. Tu? 1 euro. 1 euro. Anch'io 1 euro. 1 euro. Due euro rappresentative. Con aspettative avrei dato anche 5. Offerta libera. Come? Offerta libera. Libera. Concordo, anch'io. Libera. No. 1 euro io. 1 euro. Al di là della riuscita o no della visita guidata, io direi un 3 euro, perché comunque il tempo l'ha impiegato il Signore lì a stare con noi, quindi... 3 euro. 3 euro sindacali, che è il minimo. Tu non hai detto... libera. Ah, libera, ok. 3 euro. Sì, anch'io. 3 euro. 10 euro che dovrebbe spendere l'azienda per ogni visitatore. No, penso che ne spende più perché il tempo del Signore forse... Difatti, 3 euro se fosse stata una guida, niente perché era un dipendente dell'azienda. Sì, io ho anche offerta libera. Libera. Beh. Tre persone sono disposte a pagare 1 euro. Due, 1 euro. No, scusi. Tre persone sono disposte a pagare 1 euro. Una, 2. Una, 2,5. 1, 2, 3. 3 euro. E 2 in più se cambiano il guida, no? Ho capito così? Ho capito bene? Se la persona che ha fatto la guida, allora nulla perché è dell'azienda. E libera 1, 2, 3, tutti gli altri. Ok? Va bene? Lo lasciamo questo. E domani, quando avremo fatto la messa in comune, abbiamo disegnato il nuovo prodotto turistico fantastico che faremo tra tutti, metteremo un'altra volta il prezzo, ok? Adesso
due o tre piccole istruzioni. Vediamo, questa griglia ha alcune cose che si dovevano avere preguntato, ma la lasciate in bianco perché se non la sapete. Per esempio, questi passi della procedura amministrativa, non lo sappiamo se ha fatto i passi, non sappiamo. Poi nella sicurezza, la protezione delle conoscenze, il know-how, direte se sì, si è avuto in conto o no si è avuto in conto, d'accordo? La protezione delle persone, se ci sono avuto in conto, se no, cosa vi sembra? Garantire l'igiene, garantire l'accesso alle persone con mobilità ridotta, l'assicurazione per i visitatori, l'assicurazione per i visitatori, se c'è o non c'è, non lo sappiamo in questo caso, non lo sappiamo. Servizi sanitari esterni, neanche lo sappiamo. Coordinamento con i servizi comunali. Quello che non sapete, scusa? Laboratorio dell'azienda, la consapevolezza, vuol dire se sanno che si fa la visita, se sono coinvolti, il coinvolgimento, si partecipano, creazione di un gruppo organizzativo interno, se credete che è un gruppo che pensa questo, che lavora questo ambito delle visite, fornire le guide adeguate per i gruppi, comunicazione, la comunicazione esterna se c'è, potete fare un po' di indagine se volete, quali sono i canali che utilizzano per comunicare. Comunicazione interna, segnalizzazione interna e segnalamento esterno. Se pensiamo che è fatto. Informazione sulle visite, le condizioni di visita. Scusi? Cosa, segnalamento esterno, per esempio, per arrivare fino là, dove si deve parcheggiare, dove si deve entrare a visite, dove tutto qua. Condizione di visita, contenuto della visita, c'è stato pensato, come arrivare fino all'azienda, dove recarsi per l'inizio della visita, il disegno. La concettualizzazione, la modalità della visita, ciò vuol dire che se ci sono diversi tipi di visita. Il percorso, lo script della visita, i mezzi emprati, i mezzi che hanno emprato per fare la visita. Cosa? Mezzi utilizzati, se sono pannelli, se sono dei visuali, se sono audioguide, se sono i mezzi. Script sarebbe il guione, si dice quello, il discorso, il copione. Il copione, il discorso. La dimensione del gruppo, se è adeguata per la visita che abbiamo fatto. Il segnalamento di sicurezza, l'istruzione di sicurezza, il regalo per i visitatori, l'omaggio, fantastico. L'attività partecipativa, neanche le abbiamo potuto toccare. Sì. L'attività partecipativa, si è stata molto partecipativa, si è dato piedi a dire, a fare. Il processo di prenotazione. In questo caso dovrete fare anche un po' di indagine per poter contestare se l'azienda, come adesso è fatto dall'organizzazione, ma se voi dovete pensare se questa azienda ha questo processo di prenotazione. Internamente non lo sappiamo, perché non l'abbiamo domandato. Forse dovevamo avere detto di fare queste domande, ma penso che... lo dirò domani. I canali di vendita,
cercate un po' se hanno altri canali di vendita più di là del site web. Cercate un po', se sono negli uffici di turismo, se sono... organizzazione conferma. Il preventivo, non lo sappiamo, potete lasciarlo in bianco. Non sappiamo se hanno un preventivo dei costi delle visite. La mia intuizione è che no, perché non ne spendono nulla. Accoglienza dei visitatori. Parcheggio, area di ricezione, la riservatezza, mantenere l'igiene, la benvenuta, presentazione, sistema di pagamento, avvertimenti e informazioni sulle misure di sicurezza. Il percorso. Questa attrezzatura, no? Il kit igienico sanitario per i visitatori, pensate se ha bisogno o no. Accessibilità. Questa accessibilità dovete capirla in diversi sensi. Accessibilità per la mobilità ridotta. Per esempio, questa visita è una visita fantastica per gli invidenti. Una visita fantastica per gli invidenti, per i ciechi. È fantastica se si fa di un'altra forma, se si fa di un'altra maniera, perché se no resta nel buio odorando. Andate, mi fermo qui, no? Perché per loro sarebbe accessibilità anche di comprensibilità e accessibilità idiomatica. Non sappiamo, potremo vedere se si fanno le visite in diversi idiomi. Materiale informativo del percorso, il discorso, il grado di interesse, messa in valore dell'azienda e dei suoi prodotti, messa in valore del mestiere, durata della visita, ritmo adeguato, punti suggestivi, scoperte, sorpresa, interattività. Tutto questo dovete mettere sì, no, e se c'è alcun commentario lo faremo. La guida, la presenza personale, l'immagine d'impresa. Abbiamo detto che la guida è chi rappresenta l'impresa, è la faccia dell'impresa. L'abilità di comunicazione, la gestione del gruppo, il grado di conoscenza dell'azienda e dei prodotti, il controllo del tempo, l'adeguazione del discorso al gruppo, lo spazio adeguato per raccogliersi il gruppo alla fine della visita, il ritorno di attrezzature materiali se ci sono, la degustazione, il dono regalo. Dimmi. Se c'è o non c'è, ritorno. Se per esempio ti danno una guida o un'audioguida o ti danno per indossare quello per, in questo caso se ce l'hanno dato, se ne lo portiamo, se è una brochure che puoi portartela o no. Possibilità di acquistare il prodotto, possibilità di firmare nel libro di visite, una fotografia finale, questionario di soddisfazione della visita, indagini sui prodotti, ciò vuol dire se ci hanno preguntato qual è il prodotto che ci è piaciuto più della degustazione, per esempio, possibilità di lasciare i dati in forma legale, messaggio di arrivederci stimolante. Capirete che questo è un formato standard, non è fatto giusto su misura per la visita di oggi, dobbiate soltanto contestare. Dopo la visita, valutazione con gli operai, se pensate che si fa questa valutazione del rapporto di quello che hanno detto i visitatori, possibilità di migliorare le visite,
se loro possono fare statistiche sui visitatori, se possono intraprendere strategie di mercato grazie alle visite e se fanno anche comunicazione post visita. Altri, per se volete mettere qui appunti, quelli che volete, e poi queste questioni a commentare, che lo abbiamo fatto già un po' qui, ma qui abbiamo fatto punti positivi e negativi sulla visita che abbiamo fatto noi. Adesso vi domando, quali punti forti che credete che ha l'azienda per fare un bel prodotto turistico e quali punti deboli che ha l'azienda? Proposte di miglioramento delle visite, qui è l'immaginazione al potere. Proposte di prodotti turistici per sviluppare l'azienda da sola, cioè della visita che fanno, come migliorarla, e cioè ideare, pensare, immaginare un prodotto turistico che si fa nell'azienda, che fa l'azienda da sola. E finalmente abbiamo ancora un altro punto, che proposte dei prodotti turistici dove inserire la visita dell'azienda. Capite quello che voglio dire? Una cosa è migliorare la visita che fanno, un'altra cosa è creare un prodotto turistico che può fare l'azienda da sola, e un altro è immaginare l'azienda inserita in un congiunto, in una proposta turistica più generale, come un ingrediente più. Incontrerete? No. Attenzione. Ci hanno domandato una valutazione della visita. Questo forse era, lo potevano aver fatto loro e trarne molte informazioni anche, no? È un po' contraddittorio che quando te ne vai, si puoi mandarci un po'? Beh, no? Allora, questo io non so se queste proposte immaginative se le faremo questi servizi gratuiti di consulenza turistica, ma non so se le diamo tutto, ma sì, la valutazione si dovremmo, se vi sembra bene, faremo un po' a partire da questo che vi avete detto, queste puntuazioni possiamo dare un po' come grado di soddisfazione, e poi voi decidete che informazione, se andiamo più informazione, più quello che è piaciuto più, quello che è piaciuto meno, e forse lo lasciamo qui, e poi queste proposte, non so se possono dirli o no, non so i tratti che avete fatto con loro e gli accordi che avete fatto. No, comunque pensando, queste sono anonime, quindi magari facendo una sintesi alla sì. Possiamo andare alla finale. Okay. Cioè, comunque noi siamo obbligati a fare una relazione. No, noi come lavoro sì, ma per darla all'azienda, ma non se lo possiamo dare a vari, anche lo possiamo dare all'azienda, no? Forse c'è un favore che gli famo. Allora, se vi sembra bene, oggi finiamo alle 5. Facciamo una pausa, o se volete andare a fare il lavoro possiamo fermarci qui, come volete. Cosa facciamo? Continuiamo? Faremo una pausa e continuiamo? Allora, facciamo 15 minuti, lo dico perché la presentazione non la finiremo, allora, la prossima che ho. No, questo non puoi contestare sì o no a qui. Abbiamo soltanto mezz'ora. Come vedo che domani ci sarà abbastanza lavoro
fare la messa in comune, escono tante idee interessanti. Farò una presentazione che prima ho pensato di fare domani per finire la mia intervenzione, per fare come un ponte con i prossimi professori che verranno qui a parlare. E in questo caso preferisco, se oggi non abbiamo tempo per vederlo tutto, toglierlo, non passa nulla, ma preferisco domani poter dedicare tutto il tempo a fare bene l'esercizio e il lavoro che faremo insieme. Preferisco fare questo. Beh, questo era per introdurre il tema della commercializzazione del turismo industriale o della visita impresa, l'importanza di strutturare il prodotto. Ieri abbiamo visto che le aziende possono diventare come risorse di turismo, per il turismo, e abbiamo visto come è importante, come possono diventare risorse per il turismo, possono essere, avere, offrire prodotti turistici, e abbiamo visto come possono inserirsi con altri elementi e fare un prodotto turistico dove la visita impresa è soltanto una parte del prodotto. Adesso parleremo di come può anche essere importante la strutturazione del prodotto. Conoscete questo personaggio? No? Non lo conoscete? Dove è Wally? Non leggete questi libri? Oh, non posso crederlo. Non conoscete? Qui in Italia lo chiamano Waldo, penso. No? Dove è Waldo? Dove è Wally? No? È un personaggio molto divertente, molto, sì, soprattutto i bambini, sono libri per i bambini con questo personaggio. È molto divertente, è interessante di conoscerli. Ma poi, cosa passa? Il libro è questo, sono questo. Devi trovare Waldo, devi trovare Wally. Where is Wally? Yeah? Allora, ciò è un esempio. Possiamo avere un bel prodotto turistico, ma quando lo mettiamo in tutta l'offerta che c'è, turistica o sport o la cinema, l'offerta ludica, diventa molto difficile soprassortire, di visualizzarsi. Cosa possiamo fare? Se noi abbiamo Wally e gli diamo un'ombrella e siamo diversi Wally con la stessa ombrella, se andiamo insieme nella spiaggia, si fanno notare più, si fanno vedere più. Sì? Vi mostro alcuni esempi di come è importante per nel territorio dove si è messo, si è fatto vedere l'offerta di turismo industriale, di visita a imprese e anche di turismo industriale patrimoniale storico. In questo caso è nella Catalogna, è una rete di municipalità che hanno risorse di turismo industriale sia
visita impresa, ossia storico, e siano messi d'accordo per fare delle politiche di promozione insieme, di fare creare prodotti insieme, percorsi, diversi prodotti, eccetera. Questo, vado indietro, perché possiamo anche, non so se è possibile, qui potete vedere questa ragazzina, questa fa turismo industriale, come potete vedere. Come potete vedere qui hanno il programma Industria Viva, che sono visite imprese, un'esposizione, fabbrichiamo emozioni con le fabbriche, ha un club di persone interessate, il Club Chatic, che hanno questo come si dice, questa carta con cui hanno sconti in hotel, in albergo, in ristoranti, nei musei. Allora ogni mese si fa, per questi associati si organizza un'escursione di turismo industriale. Poi c'è anche un newsletter che si fa una volta al mese con le informazioni. Se vi piace fare turismo industriale nella Catalogna, vi raccomando di andare là. Chatic.cat. X, andiamo, questo è l'acronimo. Sì, lo vedi. Lo vedete qui. Punto cat. Per esempio, quello che abbiamo detto, qui abbiamo queste guide. Abbiamo fatto prima una guida per il turismo, per gli scolastici, per i viaggi studi. Questo è pensato per le scuole della Catalogna. Allora, è organizzata, sono diversi gruppi e sono diversi, come si dice, indici? Indici. Prima, il primo è con quelle aziende visitabili, perché accettano visite scolastiche, e poi quelle di patrimonio storico, patrimonio industriale storico, fabbriche, antiche mine, eccetera. Poi per ambiti, acqua e mezzo ambiente, industria agroalimentaria, arti grafiche. Poi c'è un altro indice secondo i livelli scolari, quelli che offrono l'offerta pensata per i diversi livelli di età degli alunni. E poi c'è ancora un altro indice per le comarche, capite, no? Il territorio più prossimo, perché come le scuole catalane alle 5 devono avere ritornato a scuola perché finiscono le classi, allora tu sai quelle risorse che hai più vicini alla tua scuola. Allora qui ci sono quelle aziende, quello che offrono, diversi livelli, condizioni di visita. Poi abbiamo fatto questa guida che è pensata per il turismo scolastico della Spagna, che vengono nella Catalogna a fare viaggi studi. Quelli, come sono alunni che hanno
più di 14 anni, allora soltanto è messo qui quelle risorse che offrono un'offerta per queste età. Allora, qui ha cambiato un po'. Gli indici, per esempio, non si mette l'indice delle comarche, perché la gente che viene da fuori, dalla Catalogna, non conosce le comarche e non ha importanza. Sì, è lo stesso indice per delle aziende visitabili, dei musei, per gruppi dei settori industriali, mineria, tessile, eccetera. E poi abbiamo cambiato un po', abbiamo messo su quale autostrade, sulle mappe, per ubicare dove sono tutte queste risorse. E poi, assieme alle proposte delle visite, facciamo una suggerenza turistica per fare vicino all'azienda dove si può andare, sia turismo turismo deportivo, sia un monumento, sia qualsiasi altra cosa. Possibilità di fare vicino, accanto a questo turismo industriale. Sono tante proposte che hanno uscito di qua. Continuiamo. Questo è a Cadiz, nell'Andalusia. Questo è questo è promosso per la Camera di Commercio. Abbiamo visto l'esempio della CETIC della Catalogna e hanno deciso di fare un po' lo stesso. Allora, hanno messo in marcia questo programma, cadizindustriaviva.com. Questo vi manderemo poi, se volete avere gli indirizzi, ve lo manderemo con un PDF per poter vedere. Qui maggiormente e praticamente tutto sono aziende visitabili, ma aziende di tutta modalità, agroalimentari, ma ci sono anche raffinerie di petroliere, cantiere navale, produttori di mulini di energia eolica. Beh, passiamo, perché sennò non andremo. Potete vederlo. Poi si è deciso lavorare una rete. Abbiamo reti regionali nelle diverse comunità autonome della Spagna, Catalogna, Cadiz, eccetera. E poi abbiamo deciso di fare una rete a livello di tutto lo Stato spagnolo. Allora, qui ci sono... Adesso sono queste sei... Nella Galizia, Coruña, dove l'anno prossimo, nel giugno, faranno il quinto congresso europeo di turismo industriale, nel mese di giugno, a Ferrol, ve lo raccomando, Segovia, nella Castiglia, Toledo, Siviglia, Cadiz e Alicante. E adesso penso che sì, è entrato anche Murcia, la comunità autonoma di Murcia. La guida che abbiamo visto. Questo è un altro portale interessante. Questo riaggiunge tutta l'offerta di turismo industriale che c'è nel nord della Spagna.
la Galizia, Asturias, Cantabria e il Paese Basco. E c'è due appartati, working and worked. Worked sarebbe quello turismo industriale storico, di patrimonio archeologico storico, e working e visite imprese. Qui possiamo vedere Industria Viva. Va un po' lento. Dove volete andare? O che tipo di industria volete vedere? No, è il nord, è il nord. È il nord, eh? No, la Rioja non entra, è soltanto la cornice cantabrica, è Galizia, Asturias, Cantabria e Paese Basco. Ma che volete vedere? Bevidas? Bevidas, cosa è? Qualsiasi parte non ha il risultato, non può essere. Una cosa non va. Paese Basco, vediamo cosa. Questi sono portali che raccogliono tutta l'offerta turistica del turismo industriale, diversi, vedete? Il Museo Marittimo, il ponte, questo è patrimonio dell'umanità, intorno a questa risorsa è apparuto una grande quantità di negozi turistici. Veramente ci sono, vengono tanti turisti. Passiamo. Ma se volete fare turismo industriale potete vedere che c'è la possibilità. Andiamo avanti. Questo è un'altra proposizione più interessante. Questo è, qui si commercializza, non soltanto si fa promozione, questo è un imprenditore, un giovane imprenditore, che ha deciso lavorare nel turismo industriale nella zona di Castiglia-La Mancia, al sud di tra Madrid e Andalusia. Allora potete vedere cosa voglio visitare. Cantine, carni, salumeria, birra, dolci, cioccolati, mele. Artesania. Dolci, birra, cosa volete? Artesania, coltelli. Coltelli è una regione dove è molto tradizionale il fare il coltiglia, coltelli. Vino, la della Rioja, eh? Adesso non è la Rioja, ma anche hanno cantine. Qua è Bodegas Osborne, che è una grande azienda. Scappato al Gives, questo ha... Vedete che è un prodotto integrato in questo caso, è la sistemazione in un albergo di 4 stelle, più una visita guidata nella cantina Los Aljibes. Poi può andare a vedere Los Aljibes da solo. Ce ne sono tanti. Allora, se tu vuoi andare, tu vedete che c'è il prodotto e il prezzo di ogni prodotto della visita. Allora tu fai la prenotazione,
tu puoi andare con il voucher che ti mandano questo ragazzo che fa come centrale di riserve e gestisce tutto il turismo industriale della regione. Più cose. Questa è un'altra azienda molto interessante. Il nome è molto seduttore. Metteli faccia al turismo. Capite, no? Quello che vuol dire? Qui il fattore umano è basico. Cosa si va a vedere? Per esempio, questo lo portano una coppia di giovani, anche, e basicamente quello che fanno è andare a vedere con tematica, per esempio, il mondo della pesca e le conserve, eccetera. A andare a vedere per il tema del vino. E sono prodotti combinati. Qui si può vedere se va il quartiere, come si dice, Jevis? Quartiere ebreo, quartiere ebraico, e poi si va a vedere un forno antico dove lavora la signora Arminia, che ci mostra come fa il pane, poi si vanno a degustare i vini della bodega, sono piccoli produttori. E allora è una cosa molto speciale e hanno molto, molto successo, perché ogni volta ci sono più viaggiatori, turisti, che cercano queste cose, questa autenticità che abbiamo detto. Andare a vedere la signora Arminia come fa i suoi dolci, i suoi pani, la piccola cantina, questo è conoscere in fondo, in questo caso, Galizia. Andiamo avanti. Altri modelli. Questo è l'integrazione dell'offerta. Adesso siamo nella zona dell'Alsazia, la regione francese che è vicina alla Germania, e si vendono veramente come una città industriale. La maggior parte, la maggioranza dell'offerta turistica e del turismo industriale, è veramente una città molto industriale. Allora si può vedere la fabbrica della Peugeot, Citroën, a Milus, si può vedere anche una grande collezione di macchine antiche, veramente spettacolare, e poi fanno prodotti combinati, e questi prodotti combinati lo vendono attraverso le agenzie. L'ufficio di turismo fa il lavoro di fare i pacchi, è messo in un prezzo, sono pacchi di 2-3 giorni, e poi sono le agenzie di viaggio che lo vendono. Questo è un altro modello di come il turismo industriale senza complessi si può vendere realmente come prodotto interessante. Siamo in Italia adesso. Qui questo portale è molto interessante, è il portale dei musei d'impresa. Immagino che Riccardo vi parlerà di questo quando verrà la settimana, il 20, non so il giorno esatto. Beh, questo quando avrete il PDF potete guardarlo tranquillamente, e qui ci sono questo che è più vicino di qua, sarebbe qui, Museo del Confetto Giovanni Mucci, conoscete? Dov'è questo? Andria,
ci sono tanti, no? Allora c'è Ferrari, c'è il museo di Ferrari, c'è il museo. Sono aziende, basicamente sono aziende con molti anni che hanno capito che questa comunicazione è importante. Allora si può vedere la parte del museo, ma sono anche attive. Posso vedersi la parte della produzione e anche il museo. Qui no, soltanto è informativo. Turismo industriale Vicenza. Qui un portale, anche qui promosso per la Vicenza E, che è la Camera di Commercio. E riaggiunge turismo industriale storico, patrimoniale e anche turismo industriale di visita impresa. Sì, è un consorzio, sì. C'è la municipalità, la Camera, che è quella che è la principale motore. Si può vendere, bueno, qui, questo sono io, ma non posso visitarmi. Vabbè, qui. Cosa visitare? Vedete, museo, museo dei cappelli, museo delle macchine tessili. Questi sono musei propriamente tutto, vedo, ma aziende, qui aziende, aziende a nulla ci hanno messo, aziende. Tu puoi cercare l'attività che ti piace, arredamento, artigianato, calzaturiero, vediamo, le scarpe. Ah no, calzaturiero non sono le scarpe, sono le calze. No, scarpe. De Turino, lo conoscete? Questo vi parlerà anche Francesca la settimana prossima. Allora, la soluzione del prodotto facilita la sua commercializzazione. Per esempio, abbiamo qui una compagnia italiana che lavora con prodotti di... E adesso cosa occorre? Non c'è? No. Beh, non ha importanza. Andiamo avanti. Questo è un altro portale, anche italiano, un'agenzia che fanno turismo industriale. Come potete vedere, fanno diversi pacchi, sono viaggi organizzati. Vediamo se abbiamo più fortuna. Sì, sembra di sì. Voglio dire che la visita impresa, poco a poco, piano piano, si va inserendo nell'offerta turistica. È un segmento che va in aumento. Sa che dobbiamo fermarci, pronto? Vita, lavoro, territorio di in un viaggio industriale. A maggio fabbrica aperta in Veneto, turismo industriale. Proposte, vediamo alcune proposte. Vedete, fabbriche, proposte, questi sono pacchi. Verona tra arte e industria, Treviso, Made in Italy di grappa in Vicenza. Andiamo per la grappa, forse? A quest'ora. Vedete, sono 3 giorni, 2 notti. Questo include la colazione, l'albergo, 2 cene, il pranzo, una visita guidata a Vicenza, escursione a Bassano Marostica. La sede del Poli, il Museo della Grappa, si vede anche questo produttori.
Questa è l'azienda, Rosante Viaggi, sono da Padova. Verona Trarte Industria, vediamo cosa offrono. Visita un'enoteca, questo che è il Museo Nicoli di Villafranca, un imprenditore veronese, una collezione di... Beh, voglio dire che, insomma, anche quest'altro, magari il nome è La Dolce Vita, Wine Tours, è un'azienda americana che è specializzata in viaggi su enoturismo e che ha la principale destinazione è l'Italia e sono americani. Poi un'altra possibilità molto interessante secondo me è, conoscete Italy a Torino? Allora hanno fatto questi pacchi itinerari che sarebbe molto interessante per commercializzare le visite a aziende. Opa! Sapete come va? È come questi cofanetti di ossequio, no? Del regalo, del cadeau, presenti. E vanno, ci sono pacchi con soltanto la visita azienda e la degustazione. Ce ne sono altri che vanno visita azienda e un pranzo. E ci sono gli altri che sono visite azienda, il pranzo e pernottamento. Sono questi tre pacchi di qua. Visita e degustazione che chiamano l'esperienza, scampagnata, visita e degustazione pranzo e vacanza gustosa, visita e degustazione pranzo e pernottamento. Tutto questo sono modi di commercializzare le visite imprese, tanto interessanti. Ebbene, sono le 5 e dobbiamo finire perché dovete andare a fare l'esercizio. Ok? Lo lasciamo qui fino a domani. Finito.